Sì, mi ero reso conto subito dell'amore dei tifosi verso questa squadra, della passione che hanno verso questa squadra, dei dirigenti che sono molto affezionati a questa squadra, perciò è chiaro che le responsabilità erano tante, ma sono felice di aver raggiunto l'obiettivo che è la salvezza, perché quando sono arrivato io quello era l'obiettivo principale. L'abbiamo raggiunto, adesso dobbiamo pensare, sperando che il prossimo anno possiamo ricominciare insieme. Se il presidente rimane qui, chiaramente penso che andremo avanti assieme. Se arrivano altre cose, allora è tutto da vedere, però io spero che rimanga il presidente in modo da poter continuare questa avventura, perché ci terrei molto. Si era parlato di una firma imminente proprio anche dopo l'ultima partita di campionato. Pillon, quando arriverà il rinnovo del contratto? Sto aspettando che il presidente, ha preso un attimo di tempo perché anche lui deve valutare la sua situazione, come è giusto che sia. Una volta che lui ha deciso, penso che fra me e lui non ci saranno assolutamente problemi, perché siamo persone che, insomma, che si stimano a vicenda, perciò non sarà un problema quello di raggiungere l'accordo, quello sicuramente no. Perciò adesso aspetto gli eventi, aspetto a vedere cosa succede e cosa decide il presidente, e di conseguenza poi vedrò. Ma vi siete dati una tempistica, mista? Sì, penso che nel giro di 10 giorni si sappia tutto, insomma, ecco. Credo che il presidente ha preso un po' di tempo di valutare la situazione e aspettiamo lui che decida. Fattore importante è la volontà della piazza di ripartire con Pillon, questo non è un fattore secondario, anzi. Ma io sono molto contento di questo, non so neanche come mai sono stato così apprezzato dalla gente, forse... In una piazza mister mangia allenatori, notoriamente Pescara è stata così in passato. Sì, ma io spero di aver contribuito alla causa di arrivare all'obiettivo, che era quello in quel momento di salvarsi. Ma ho avuto, grazie anche all'apporto della gente che mi ha sempre dato fiducia e mi ha sempre sostenuto, e per me è stato molto importante questo. Avere il sostegno della tifoseria è molto importante quando tu vai a allenare su un posto dove ci sono tante difficoltà per raggiungere un obiettivo. Perciò devo ringraziare i tifosi, devo ringraziare i miei giocatori e la società per avermi dato sostegno e avuto stima in me. Credo che si possa far bene, se avrò la possibilità di continuare qui credo che potremo far molto bene, ho molta fiducia in questo, è chiaro che ci sarà molto lavoro da fare, non faccio promesse perché non sono il tipo di fare promesse, quello che posso promettere è il grandissimo impegno e cercare di giocare sempre bene a calcio, perché questo è il mio obiettivo.